con Lorenzo Clemente, il marito di Silvia Ruotolo, qui dai giornaletti Silvia Ruotolo, per ricordarlo. Una giornata importante, non si smette mai di fare memoria, Lorenzo. E purtroppo no, anche come ha detto Luigi stamattina, Don Luigi, a distanza di 22 anni, salutare e ringraziare che è viva Noemi fa capire che purtroppo quello che è successo a noi 22 anni fa si ripete ancora. E quindi oggi forse più di prima dobbiamo continuare a impegnarci affinché queste realtà non si verifichino più. Nonostante il dolore di quello che è accaduto 22 anni fa, hai cresciuto i tuoi figli con l'impegno e il senso del dovere, il dolore trasformato. Beh, l'unica risposta che può essere data a chi indubbiamente si muove diversamente da queste realtà. E ci auguriamo sempre che noi possiamo vincere. È una guerra questa. Noi riteniamo che siamo più forti e quindi potremo vincere. Con la Fondazione Silvia Ruotolo, intitolata a tua moglie, sono tantissime le iniziative che fate, come quella di stamani, ma non solo. Ma questa è che è una di quelle tante risposte, perché certamente è importante muoversi anche in quest'ottica qui. Vedi, la Fondazione nacque proprio per porre rimedio a delle realtà che sono quelle dell'infanzia e dell'adolescenza a rischio. E quindi mi auguro, grazie anche al risarcimento che noi abbiamo preso, praticamente ogni qualvolta che io posso anche intervenire economicamente, è sempre uno schiaffo che noi diamo alla camorra. E allora grazie per questo impegno continuo da 22 anni, non ci fermiamo mai, ogni giorno è un giorno per la memoria. Grazie Lorenzo Clemente. Grazie a voi.